Ciao amici da Frey Bianconero, si prospetta Calippo Suarez. In poche parole, la Juve sembra ormai distante da quello che è Suarez. E in effetti sta prendendo sempre più piede la questione Dzeko. Se Milik dovesse accettare la Roma, poi Dzeko si potrebbe liberare per quanto riguarda la Juve. Come ho detto ieri sul video che vi invito ad andare a vedere, lasciare un like, un commento e l'iscrizione al canale, comunque si cadrebbe in piedi. Suarez è un valore assoluto ed è più forte, e i numeri lo dicono, di Dzeko. Ma Dzeko ha giocato nella Roma, non con Barcellona. Suarez va a Messi, Neymar, Iniesta. E Dzeko no, Dzeko anche per via degli infortuni della Roma, spesso i giocatori più forti accanto a lui si sono infortunati. L'anno migliore di Dzeko dal punto di vista realizzativo, o che ha fatto se non anche tanti gol, è stato quello con Salah, non dimentichiamolo, ma è comunque un ottimo profilo, premesso che Suarez in termini assoluti è più forte. Detto ciò, sto sentendo troppe note stonate a discapito della società. Vi spiego una cosa, ho preso qualche informazione, non perché so, ho preso qualche informazione, sapete, a me piace parlare di calcio giocato, ma questa storia ci sta facendo un po' stare in fibrillazione un po' tutti. Allora ho preso qualche informazione da qualcuno che ne sa più di me, ovviamente, per quanto riguarda il passaporto. La Juve non è stata leggera. Leggera è stato Suarez. Perché in Spagna c'è una legge diversa. Questo è quello che purtroppo succede nel mondo degli umani. Che in paesi comunitari, perciò in teoria tutti si possono muovere nella comunità europea, in Spagna c'è una regola, in Italia un'altra, in Inghilterra, in Germania ognuno fa a modo suo. Perciò non vedo questa comunità a cosa serve. Detto ciò, in Spagna c'è una legge che se un uruguaiano sta più di 2 anni prende la cittadinanza spagnola. Questo non significa che è comunitario, può stare solo in Spagna, perciò in Spagna era tesserato da comunitario. Poi se ne è accorto circa 1 anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, che non vale per gli altri paesi comunitari, e ha cominciato a fare la procedura per diventare comunitario. Perché la Juve si è lanciata? Perché la Juve si è lanciata su Suarez da quando ha capito circa 10-15 giorni fa che era rottura tra Suarez e il Barcellona, se no la Juve non avrebbe mai pensato a Suarez. Poi non può saperlo automaticamente, la Juve non c'ha un ufficio prefettizio alla Continassa, perché le critiche sono troppe. Perché dopo, poi, quando si va a fare la procedura, chi ha sbagliato è Suarez con il suo legale, perché quelle sono cose che vanno fatte prima. Poi, se veniamo a bomba, la Juve forse, secondo me, doveva più essere pronta per sapere i termini, perché per com'è la procedura ora, se Suarez dovesse passare l'esame, non è facile, perché in Italia è stata introdotta anche questo, l'esame B1 dal 2018 in qua. Perciò, prima di dare giudizi, la Juve non doveva prendere Suarez. La cosa che non doveva tesserare McKennie, a me mi viene da ridere perché Suarez è successa dopo, e McKennie poi vedremo che è un giocatore che ci servirà come il pane. Detto questo, andiamo oltre. I termini di Suarez, anche se si sta impegnando per le procedure, sia per una questione di buonsenso, di senso civico e di burocrazia, quasi sicuramente si sfora il 5 ottobre per tesserarlo. Perciò le motivazioni sono due: la società non può sapere tutti i giocatori del mondo che tipo di passaporto abbia, anche perché si possono trovare dei sotterfugi, ma lì lo sa solo una società come si fa, è un personaggio che si è preso le responsabilità di ciò. Perciò, secondo me, se il Suarez giovedì fa l'esame e lo passa, è difficile che arrivi entro il 5 ottobre, a meno che non c'è la parola o una firma che Suarez rescinde prima del 5 ottobre con il Barcellona, con quelle che sono le buone uscite, l'accordo con la Juve, quello che sarà, o Suarez in accordo con la Juve, quello che sarà, e deve uscire dal Barcellona rescindendo ed essere svincolato sul mercato, così la Juve potrebbe prenderlo.
da svincolato. Ma la Juve non può rimanere senza centravanti, che è la prima cosa che ha chiesto il proprio allenatore. Perciò non critichiamo sempre, stiamoci dentro le stanze, poi ne parliamo. Ci sono milioni e milioni di giocatori, perciò una società deve sapere tutti i passaggi o i passaporti che un giocatore ha. Se questo sta già da 5 anni e in automatico in teoria doveva essere comunitario e Suarez ha fatto una leggerezza, e poi, lo ripeto, la Juve non era su Suarez, è piombata su Suarez quando ha scoperto che Suarez ha rotto con il Barcellona. Semplice, no? Ciao amici da Frank Bianconero, ditemi cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Ciao.